Michele Mangiafico, hai sollevato delle criticità perché se riguarda le zone balneari, quali sono i punti più importanti della vostra perquisizione? Il bilancio a 4 anni di amministrazione delle politiche sulle contrade marine è assolutamente fallimentare. Non c'è uno dei grandi temi che sia stato risolto da parte di questa amministrazione, ma non c'è investimento rispetto alle grandi risorse che drenano dalle zone balneari nelle casse del comune di Siracusa, perché tra IMU, TARI e tassa di soggiorno ogni anno piovono al Vermezzo milioni di euro e non c'è un ritorno né in termini di manutenzione straordinaria delle strade, né in termini di sviluppo della rete di illuminazione pubblica, né in termini di sviluppo della rete idrica e fognaria che tanta gente ancora aspetta, né in termini di rilancio dal punto di vista del piano degli eventi, del piano delle manifestazioni, né in termini di attenzione concreta e completa anche rispetto alla possibilità di presentare le spiagge all'inizio dell'estate nel migliore dei modi. Dunque c'è una carenza oggettiva che la gente sente, che gli operatori turistici del territorio sentono, che i turisti sentono in quella zona della città. Dunque non ci si può accontentare di poche briciole rispetto a quel tanto che questa parte della città dà all'amministrazione comunale. Si parla spesso in Consiglio anche di sicurezza rispetto al dissesto geologico, si parla di Via Sacramento, si parla dell'Arenella, qual è la situazione e cosa critichi anche io da questo punto di vista? Ma su questi temi come su tanti altri l'amministrazione fa filosofia. E tante volte risponde, come direbbe un famoso film, come se fosse Antani. Ad un certo punto la gente è stanca, cioè vorrebbe risposte concrete. In alcuni casi tu parli di emergenze che accanto hanno anche rischi per la popolazione. L'emergenza di via Lido Sacramento ormai è di 8 mesi. Dopo 8 mesi ancora non abbiamo visto nulla, ma c'è qualcosa di ancora più grave. Prima del Medicaid, nel maggio dell'anno scorso, fu fatto un intervento in via Lido Sacramento, fu fatto in maniera sbagliata, spendendo 20.000 euro per risparmiare, senza tenere conto che c'era un flusso delle acque che scendeva a valle, che andava canalizzato e gestito diversamente. Il Medicaid l'ha dimostrato. Quindi sono stati anche buttati dei soldi senza fare le opere che correttamente dovevano essere fatte. Quindi chiaramente allo stesso modo guardiamo al costone dell'Arenella, quale risposta ha dato l'amministrazione dopo 4 anni di attività. Ormai noi ci avviamo al 2023, tra poco la ricreazione sta finendo. Parlo di ricreazione perché questa amministrazione, in assenza di consiglio comunale, ha ritenuto che non sia necessario ascoltare le forze politiche, ascoltare i movimenti civici, ascoltare la città nella sua complessità, ascoltare non solo quelli che ti fanno gli applausi o sono inclini a dirti che sei bello, buono e bravo, ascoltare tutti, soprattutto quelli che danno più fastidio, ma danno più fastidio perché espongono dei problemi e chiedono delle soluzioni. Quando si arriverà al dunque, tra 11 mesi, a tutta questa grande parte della città, quale narrazione racconterà questa amministrazione? Quali sono le alternative, le proposte per intervenire su questi aspetti critici da parte vostra? Ci sono delle soluzioni, delle proposte possibili anche nel breve termine? Ma intanto rispondere già per quelle che sono le risorse che l'amministrazione ha a disposizione, perché quando noi parliamo del capitolato di appalto dell'igiene urbana è un capitolato di appalto che già i cittadini pagano. Quando nell'articolo 5 lettera D al quarto punto c'è scritto gestione sostenibile e rimozione della posidonia, è una cosa che va fatta, è una cosa che c'è scritta. Non si può dire aspettiamo la prima mareggiata, magari la prima mareggiata se la porta. Ma c'è scritto questo nel capitolato dell'appalto. Quando tu spendi più di 1 milione di euro in manutenzione ordinaria straordinaria delle strade, perché non pensi ad una strada delle zone balneari? Hai pensato ad 11 strade. Dove sono queste 11 strade in città? Cioè, marcata una certa parte della città, non ce ne sono più. Non ce n'è una che hanno pensato a Belvedere, una accessibile, una a Villa Giuliano, una nelle contrade marine. Ma la città non finisce ad un certo punto, la città è nel suo complesso. Quindi senza andare molto oltre, perché chiaramente poi possiamo parlare di capacità di attrarre finanziamenti esterni, di capacità di battere i pugni sui tavoli di Palermo, di Roma, di Bruxelles, ma al di là di questi discorsi ci sono già delle risorse. Queste risorse sono state utilizzate per altro.